Ciao a Ciao a tutti, tutti, benvenuti benvenuti in in questo questo nuovo nuovo video. Ho video. Fa sbagliato. niente. Ciao a Ciao a tutti, tutti, benvenuti benvenuti in in questo questo nuovo nuovo video. video. Oggi sono in compagnia di Luca per Dopo aprire anni. insieme, sì, infatti una vita, per aprire insieme il calendario dell'avvento di L'Oréal Paris. Questa è la versione da 12 caselle e appunto oggi l'apriamo insieme per vedere se vale la pena di acquistarlo oppure no. Direi che possiamo cominciare. Yes! Allora, il calendario l'hai preso su Zalando, mi Ok. sembra. Poi comunque Giulia vi lascia tutti i link qui sotto. Of Mi sembra course. che ci fosse anche la versione da 24. Però, se posso dire, io ho dato qualche piccolo spoiler, siccome doveva essere per la sorpresa. Era molto, molto, molto simile a quello dell'anno scorso. Ok, Quindi questo secondo me perfetto. era un po' più inedito. Ok, perfetto. Io quello dell'anno scorso non l'avevo preso, quindi per me è tutta Tutto novità. nuovo. Allora. Ecco, Let's go! già l'ho rotto. Sì, qualità cartoncino. Meno due. Allora, questo qui è il calendario all'interno, così potete vedere anche tutte le varie caselline. Nero, bianco, molto minimal. Facciamo come un flex. È così, è tipo uno Esatto. scorcio parigino, no? Sì, bene, cominciamo dalla casellina numero 1. Ce l'abbiamo qui. Vediamo che cosa c'è all'interno e vediamo già con che cosa cominciamo. Oh, Abbiamo dai, dai, mascara dai, Air Volume della versione Mega Black. Questo è molto dai. Ci carino, super sta. volumizzante. A me era piaciuto abbastanza questo qua, E con la già che è versione in full classica. size, secondo me, Tanta roba è per vero. adesso. Ok. Costa 49,99, così anche per voi per avere un inquadramento su quality e Esatto, prezzo. sì, per valutare se effettivamente ne vale la pena. Comunque, andiamo con la casellina numero 2. Abbiamo all'interno un Classico. ombretto singolo. Sì, abbastanza classico. Questo nella colorazione Don't Stop Me, che è dorato. Questi qui ce li mettono sempre. Ma loro non hanno palette occhi, sì, no? Qualcosina sì, però secondo me sono più Questi carini sono che ombretti più. singoli Ah, piuttosto che le ok. palette. Casellina numero 3, eyeliner, Ok. 24 ore matte liquid eyeliner, colorazione matte black, quindi Quindi abbiamo eyeliner tre opaco. prodotti occhi, tre full size, Esatto. mascara, eyeliner e E già ombretto. Il così ti sei fatto il look. look, quindi. Ok, gli occhi ci sono. Vediamo se hanno ragionato poi in senso di dare anche Esatto, però non seduzione alla so, base. beh, infatti vediamo che cosa sono inventati Perché magari effettivamente. mettono anche roba hair care, eccetera, perché l'anno scorso c'era anche. Eh sì, è probabile. 4, e infatti Ecco c'è qua. azzeccato perché abbiamo il siero. No, la maschera per il contorno occhi con il siero Revita Lift, se non erro, sì, Revita Lift Ok, Filler. dai. Quindi vabbè, Però qualche la maschera maschera. ci sta, dai, comunque è una cosa che può Finché. andar bene un po' per tutti, Vediamo la ecco. proporzione fra make-up e skincare in 12 caselle, che quella è sempre molto incisiva per me. Esatto. Sì, anche perché se è tutta skincare non ne vale troppo la pena. Casellina numero 5, abbiamo matita occhi gel automatic colore taupe grey, quindi grigio. Ah, simpatica. Dai, non è il classico. Cioè, ci sta a non aver No. messo il nero, Sì, dai. dai, anche perché comunque c'è già l'eyeliner nero, quindi almeno per cambiare un po'. Comunque io valuterei, poi dimmi tu, questo calendario in chiave low cost, perché vedendo anche i prezzi di tutti gli altri calendari che sono magari dai 150 ai Certo. 249,90 euro, io lo vedrei più in chiave low cost. Certo, sì, è un'alternativa anche per chi magari vuole qualcosa di carino ma non vuole spendere tantissimo. Andiamo con la casellina numero 6 e all'interno Ah, abbiamo il Telescopic Lift. questo Ma maledetto a me mascara. piace tantissimo questo mascara, a te Allora, no, piace? secondo me è pazzesco per allungare, però faccio veramente tanta, 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 tanta fatica a struccarmi. Davvero, Quindi anche col burro? Io, cioè, facevo devo usare fatica. l'acqua tiepida due volte lo struccaggio e giuro, il giorno dopo ce l'ho Davvero? ancora, sì. No, io vedo che il burro struccante sul gomito No, io non tutto. riesco. Difatti, No. mi piace che allunghi, anche se io apprezzo apertura, lunghezza e volume alla banda. Però mi è molto da deterrente lo No, a struccaggio. me piace perché lifta, separa, li allunga, poi sa che io ho le ciglia, cioè, problematiche, No, no? Quindi no, sono sulle un po' teste si vede mascara. l'effetto, sì. Impazzisco. Ce l'ho in tutte le versioni, classico, Anche tu waterproof, usi le ciglia sì. finte come Michela. No, assolutamente no, direi. Comunque, proseguiamo con la casellina numero 7. Che belli, quelli da Questa 12, un 12, eh? lingotto.
Beh, questo c'è ecco, sempre, questo shampoo. Lo mettono sempre. Abbiamo lo shampoo della linea Dream Long, questo qua. È per allungare i capelli? Sì, in teoria sì, ah. Non l'ho mai provato questa linea. Sparato a caso. Vabbè, comunque abbiamo anche lo shampoo. Io devo dire che la linea Metal Detox mi piace. Sì, guarda, è bellissima, sì. Mi piace un sacco. Poi abbiamo il numero 8, che è un più leggero. Un gloss. Ma posso dire, dai, no, non male. Un gloss nella colorazione 400 ai Maximize. È tipo per le scelte. Sì. Nice. Sì. Carino, sì, dai. Sì. Ma per ora, vabbè, non me ne frega niente dello shampoo in un calendario dell'avvento. Però per ora, dai, che ne botta, secondo me. Sì, poi è variato. Cioè, non è sì, proprio... Mi aspetto... Solo. Allora, sai quello che vorrei? Come, cioè, la degna conclusione? Un Le Matte Resistant alla 12 rosso. Sì, perché sì, è comunque sì, un sì, calendario molto nero. Certo. Con inserti bianchi e oro. Ci sono un fiocchettino rosso, sì, quindi sì, ci starebbe avere il prodotto rosso. E poi ci sta anche comunque nella cosa del calendario dell'avvento natalizio un bel rossetto rosso. Sì, perché tiene, capito, poi quelli sì, lì sì, durano un botto. No, quelli sono proprio ottimi, belli, bellissimi. Casellina numero 9, direi che non è un rossetto, non credo. È un blush. È un rossetto! Ah, ok. È un rossetto però in crema. Color Rich 453 Rose. Ma è perlato? Pack oro molto natalizio. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Non andate a farvi le unghie prima di aprire questo. Sì, esatto. Much later. 2 anni dopo. Dai. Questo qui, per usato. Carino. Non natalizio, però... Sì, dai. Non è una delle mie colorazioni preferite, però carino. Meglio che il color zucca, se certo, posso dire. Certo. Questa è la 9. Yes, ne mancano dos. Casellina numero 10. Questa. Allora, aspetta. Questa è... O matita labbra... Ho matita labbra. No. No, shit. Abbiamo primer. L'unica mini size. L'unica mini size, sì. Ma perché devono mettere la mini size in una casella sì, del genere? Sì, dovrei mettere una casella. Ci avevo messo il rossetto dentro sì, qua. Sì, easy. E questa era la casellina di prima. Comunque, primer per i pori. Ma, 11. 11. Vediamo un shaker po'. Un po'. Matita. Vedi? Però matita labbra color rich. Sembra marroncione. Sì, 127. O sembra Paris, colore affogato. Però spero ci sia un altro rossetto alle 12, perché sennò questo con l'altro rossetto che c'entra. Più che altro, esatto, cioè io avrei messo tipo vabbè, i prodotti labbra finale, collegati, esatto. Vabbè. Ma chi vabbè, può dirlo? Questa ora siamo all'ultima casella che è cioè media piccola. No, ah, no, questa qua piccolina. Quindi non può essere uno dei rossetti nuovi. Sarà un blush. Che palle, è vero! Non è un blush, è un rossetto. Anzi, è un lip balm della linea Glow Paradise 351 Watermelon Dream. Ti posso dire, belli, questi sono molto carini. E beh, è rosso almeno, dai. Ma questi sono tipo cioè, dupe di Dior. Vedi? Però non è, cioè secondo me non è rosso. Vedi, è tipo... Angurioso. Cioè, carino, però secondo me è più estivo questo. Vabbè, allora, piccola delusione perché non c'era uno dai, dei nuovi. Dai, come fai tu? Voto, considerazioni? Secondo me io faccio considerazioni. Vai. Perché poi non faccio tantissimi calendari, quindi okay, voto. Però se vuoi farlo tu... No, io non do più i voti perché tanto quando do i voti non va mai bene. Quindi okay, non do più voti. E allora, considerazioni. Avrei voluto all'interno uno dei rossetti quindi nuovi. Mm. Per la base c'è soltanto il primer. Io avrei messo o il bronzer o il blush, che sono tipo il bronzer sì, è un po' cavallone loro, sì, no? E poi comunque il blush potevano fare una colorazione che poteva andare bene abbastanza un po' per tutti. Mm. C'è soltanto una mini size che è quella del primer, quindi vabbè, su quello secondo me è positivo. Buon balance. Minima, sì, mini sì, size. Boh, non avrei fatto magari due rossetti. Non so, avrei fatto magari un rossetto liquido e un rossetto in crema. E ci sono anche due mascara all'interno. Ah, è vero! Quindi non lo so, invece di fare due mascara, due rossetti, sì, avrei messo il rossetto liquido e il blush. Mm. Poi magari cambiava il budget tantissimo, però... Allora, secondo me, per costare 49,90€ la cifra che c'era sul Zalando ci sta. Certo. Nel senso che è abbastanza bilanciato, c'è solo una mini size. Comunque non sono campioncini, perché quest'anno veramente è la sagra dei campioncini. Non ci sono tante mini size, ce n'è solo una. Quindi secondo me ci può stare. Chiaramente
anche io avrei evitato il doppio mast, cioè piuttosto avrei lasciato quello l'ultimo, il telescopic, perché è comunque una novità molto chiacchierata, quindi dà un po' l'idea di prestigio, cioè wow, l'ho preso, c'è anche la novità. Avrei Certo. tolto quel cacchio all'inizio, che ok, è bello per iniziare, però ce n'è già un altro. Certo, E avrei sì. messo il rossetto anch'io blush terra. Comunque non mi sentirei di bocciarlo, No. perché alla fine It's No, no. Cute, Certo. è anche una situazione molto rappresentativa del marchio, anche se uno vuole provare qualcosa, insomma. Esatto. E quindi niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fateci sapere cosa pensate di questo calendario qui sotto nei commenti. E E niente. se andate nell'info box nel mio Certo. canale, sempre io non apro, aprirà lei il calendario dell'avvento di Zalando. Zan Bella ciccia. zan zan. Bene, Bene, grazie bene. tantissimo a tutti, Grazie grazie Amo per mille. il video e Grazie a te di addio. averci fatto compagnia. Speriamo di vederti al più presto. Magari non Grazie con la mille. tosse. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.